Che sono uno signolo e sto eccezionale, non ho rivale, le posso parlare da uomo a uomo, le posso parlare da uomo a uomo, lei mi deve rendere conto, lei mi deve rendere conto, lei mi deve rendere, ecco. Lei mi deve rendere conto di... Dei conti se ne occupa mio zio Andunello. Mi perdoni, dottore. Ma tu chi sei? Appunto. Io sono ragionier Fantozzi, marito della signora Pina Fantozzi. Oh, questo è quello delle 700.000 lire di debito. Ma che ce farai con tutto sto pane? Lo domandi qui a suo nipote, che insidia... Lei insidia la mia signora. Quale signora? Quale? Mia moglie. Tua moglie? Sì. Ah, lei è collezionista di mostre. Quel che c'è in mostrino piccolo e in mostro un po' più lungo. Beh, deve essere stata una grande soddisfazione aver completato una così bella collezione. Bravo. Qui tutto parla di voi. Quando entrate dentro il cortile tutto Fantozzo, Fantozzo. Pensi che noi addirittura pensavamo a un certo punto la signora probabilmente lavora in Circo Togno. L'unica roba che potete fare è fatto un bel viaggio a Lourdes. Tutte e tre, fatte bagni dando la piscina, acceppate il sole, aspettate il miracolo. Ma allora, lei non la porta via? Portala via, guarda che gli unici che la posso portare via, quelli sono i spazzini, se la lasci in mezzo ai rifiuti. È l'unica occasione, perché con te il destino è stato proprio ben fatto. Grazie, grazie. Allora, non... Lei è testimone, eh? Siamo d'accordo, non se la porta via. Ma che cazzo stai a dire? Questi non hanno capito chi è, non sanno chi è. Ce l'hai mica una foto? Esce una foto del mostro, cacciala. E mia moglie? Ma sì, che ci frega, fa passare una bella serata a questa gente. Non si divertono mai, sempre chiusi dentro nel loro guscio. Fa vedere the mostro picture, dai. Ecco, questa l'abbiamo presa a Riccioli. Guarda, guarda, sai che è questa? No. La sintesi della disgrazia, l'apice dell'apoteosi della schifezza, proprio, guarda. Fatevi quattro belle risate grasse anche voi che non ridete mai, dai, tieni. Via quella foto. Dai, facci ridere. Facci vedere a quella, dai. Dammi la schifezza. Per favore, mi dia la foto. Guarda, sarà voluto portare... Visto che a tua moglie ci piace il sfilatino, allora portaci pure questo, il sfilatino. Sapete cosa vi dico? Che voi di donne non capite assolutamente niente, perché la mia è bellissima. E volete sapere una cosa? Il pane qui da voi non lo comprerò mai più. Fantozzo! Sì? Grazie. Ho parlato con quel giovanotto, eh? Ho avuto un colloquio molto civile. Abbiamo avuto uno scambio di vedute e lui è stato veramente comprensivo. Poveraccio. È innamorato come una bestia, eh? È pazzo di te. Ti trovo una donna bellissima, ha detto. Molto sexy. Ah, sai che sei piaciuta soprattutto moltissimo a tutti i suoi amici, eh? Ti trovano... Proprio straordinario, straordinario. Però lui sarebbe anche, insomma, sarebbe anche disposto a rinunciare, perché non vuole rovinare una famiglia. Però, ovviamente, come tu ben capisci, l'ultima decisione spetta a te, Pina. Che fai, allora? Ho già deciso, Ugo. Resto con te perché ti stimo moltissimo. Sì, ma amare no.
aiutami a riunire i letti. E il lenzuolo grande sta nell'armadio. Pina, sono contento perché capisco che è finito proprio tutto.